Ciao amici, ciao amiche, come state? Vi siete allenati con la prima lezione di Pilates, di Mator Pilates? Mi raccomando, è molto importante. Avete seguito anche gli altri approfondimenti, due video credo di aver fatto. Bene, ma soprattutto vi siete iscritti, se non vi siete ancora iscritti, avete condiviso. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, innanzitutto, anche le persone che mi hanno scritto e che mi hanno dato il tema per alcuni dei prossimi video. Grazie, siete preziosi, veramente. Oggi di che cosa parliamo? Del pavimento pelvico. Come inserire l'attivazione del pavimento pelvico, il lavoro del pavimento pelvico all'interno della lezione Pilates e chiaramente non solo. Se vi interessa l'argomento, rimanete continuate a guardare. Io faccio partire la mia sigla. Come tutti i video che si rispettano, hanno una sigla. Vabbè, ovviamente mi prendo un po' gioco di questa cosa della mia incapacità di fare video, diciamo, proprio seri da questo punto di vista. Allora, iniziamo. Tante volte nella lezione Pilates avete sentito attivate, se fate già Pilates o comunque anche dai miei stessi video, attiviamo il pavimento pelvico. Allora, innanzitutto un piccolo ripasso, chiamiamolo storico. Gli esercizi più classici che vengono fatti sono gli esercizi di Kegel, ottimi, assolutamente. Una bella revisione, o comunque anche dal punto di vista didattico, è stata data da Eric Franklin, per esempio, dalla scuola francese della Blandica La Germaine, dalla scuola che parla di lavoro ipopressivo sull'area dell'addome e degli addominali. Quindi c'è tanto lavoro sul pavimento pelvico e per fortuna, secondo me, ce ne sarà sempre e sempre di più perché fino adesso è stato trascurato. Quindi, vediamo didatticamente, cioè come tradurre un lavoro teorico in un lavoro pratico. Sapete che a me piace essere molto pratica, arrivare all'esercizio, alle esercitazioni, cercando però di far capire un pochino. Allora, qui c'è il mio coinquilino che non ha pagato le bollette. Ok? Quindi, perché mi serve il mio coinquilino? Per farvi capire i quattro reperi ossei, cioè i quattro punti ossei che dobbiamo tenere a mente e poi li sentiremo subito con un esercizio, però intanto è importante capire. Nell'area del bacino parleremo di sinfisi pubica, che è proprio il puntino qui in avanti dove si uniscono le due ali iliache, le due tuberosità ischiatiche, che è proprio la base del bacino, posizione dovrebbero essere simmetriche. Nella maggior parte dei casi, a causa di rotazione, dismetria, eccetera, non sono propriamente simmetriche. Ve lo dico perché potreste avere nell'esercitazione un po' di sensazione di asimmetria e la puntina del coccige dietro. Quindi dovete proprio pensare a quattro punti. Può essere utile, avevo qui quattro palline, ma in realtà dovrei avere una lavagna verticale per fare, diciamo, la grafica e facilitarvi la comprensione con le quattro palline. Ecco, infatti sono già andate. Quattro palline le posizionate mentalmente vicino a questi quattro punti. Quindi pube, coccige, diametro antero-posteriore, le due tuberosità ischiatiche, diametro laterale, diciamo, destra-sinistra. Ok? Allora, questa cosa importante, al di là della configurazione delle ossa, per cui magari uno dice, ma sai, non è che ho proprio in mente come è fatta la tuberosità ischiatica, la puntina del coccige, queste cose qua. Quindi pensate alle quattro palline poste, allora vi sedete, io adesso per comodità mi siedo in questo puffo, in questo cuscinetto, voi potete assolutamente stare seduti anche su una sedia normale, con il sedile anche abbastanza rigido va più che bene. E dovete immaginare come quindi un rombo, ok? Siete seduti sopra un rombo, nell'apice che volge anteriormente dovete visualizzare una pallina che rappresenta la vostra sinfisi pubica, esattamente opposto a dietro in questo rombo c'è il coccige e lato su lato invece ci sono le due tuberosità ischiatiche. Andiamo quindi a ricercare l'appoggio e il fatto di essere seduti su un
supporto rigido magari facilita questa sensazione. Potremmo anche tenere una pallina sgonfia, un cuscinetto, questo faciliterebbe la mobilità a livello lombosacrale, però mi auguro che abbiate già fatto un po' di lezioni con me e se non con me un po' di lezioni in generale di ginnastica posturale, per cui abbiate la schiena già un po' sciolta o comunque capiate l'esercizio che vi propongo. Allora, seduti con la schiena diritta, io tengo le mani sulle ginocchia, così va benissimo, spalle rilassate. Andiamo a muovere il bacino in avanti e all'indietro e lasciate proprio che anche tutto il corpo faccia un pochino tutto il movimento che deve fare. Questo per facilitare la ricerca di questi appoggi. In avanti vado verso l'osso del pube, okay, la sinfisi pubica, e indietro vado verso la puntina del coccige. Lo facciamo ancora qualche volta, che ci fa bene perché se siete fermi da un po' in questa giornata, magari siete sedentari, sempre seduti, è assolutamente anche un movimento che vi fa bene. Ovviamente, solite precauzioni, se sentite attivarsi mali o fastidi, sospendete. Lo facciamo un'ultima volta indietro e ci fermiamo al centro. Adesso ci spostiamo proprio con tutto il peso a destra e a sinistra per sentire le due tuberosità ischiatiche, proprio le ossa, non a caso in inglese si dice sitting bones, dove ci sediamo esattamente, ok? Ci fermiamo al centro. Adesso voglio che ripetiamo questo stesso esercizio, però con una difficoltà in più, ovvero, statemi attenti, mettete una mano sopra la testa, a 1 centimetro circa. Adesso con l'autoallungamento della colonna, tenendo la mano ferma, allungatevi in alto per andare a ritoccare il palmo della mano. Sentite l'allungamento della schiena, che la vostra postura cambia. Per un po' potete tenere la stella mano, cambiando se volete, che la mano sopra la sommità della testa, proprio per dare costantemente questo segnale. Ripetiamo l'esercizio di prima, andando in avanti verso il pube, indietro verso il coccige. Dovete immaginare che la parte dal tronco, più o meno dalla linea dell'ombelico in su, rimango ferma e mi muovo solamente nella parte inferiore. Una volta capito l'esercizio, potete anche, diciamo, abbassare il braccio e continuare a sentire l'esercizio anche senza la mano sopra. Allora, se fate attenzione, qualcosa succede rispetto a prima. Vi ricordate che facevamo tutto il movimento di avanti e indietro con il tronco? Ora, cercando di rimanere proprio fermi nella parte superiore, vi accorgete, vi suggerisco io la sensazione, poi potete riflettere se è così anche per voi, si ha l'impressione di fare un movimento meno ampio, però quasi di lavorare di più, perché avete una sensazione in più e vi spiego perché. Perché tenendo ferma questa parte, veramente andiamo a fare una mobilizzazione del tratto lombosacrale. Prima invece ci si muoveva un pochino tutti, no? Per cui era una sensazione generale di movimento. Adesso invece è una sensazione localizzata. E oltretutto, se insistete con questo movimento e continuate ad autoallungare la colonna, sentite anche attivarsi spontaneamente questi muscoli, perché voi state dando un obiettivo al vostro corpo che è abbastanza facile mentalmente, però il corpo si deve, come si dire, inventare. Chi sono in questo caso i muscoli che vanno ad inventarsi questo lavoro? Scommetto che sentite un lavoro differente dal solito, è un lavoro abbastanza profondo, giusto? Bene. Ora facciamo la stessa cosa per le tuberosità ischiatiche. Mantengo l'autoallungamento della colonna e cerco l'appoggio di una tuberosità ischiatica o dell'altra. Attenzione che non deve essere una traslazione del bacino, ma è proprio pensate di premere verticalmente verso il basso, prima una tuberosità ischiatica, poi l'altra, e al contempo di mantenere l'allungamento della colonna. Scommetto che anche qui, come prima, nell'altro diametro, sentite un lavoro diverso rispetto alla mobilizzazione generale di tutto il corpo. Bene, ora eseguiremo delle circonduzioni, ovvero mantengo l'autoallungamento, vado verso il pubo in avanti, vado verso una tuberosità ischiatica a destra, verso il coccige, tuberosità ischiatica a sinistra e in avanti. Ancora,
5 giri in tutto da una parte e 5 giri in tutto dall'altra. E vi prego di fare attenzione non solo all'autoallungamento, andate con un vostro ritmo che è un po' insomma, lento, normale, faremo le 5 ripetizioni più o meno insieme. Vi voglio dare però anche delle altre indicazioni. Quando fate questo esercizio, non pensiamo unicamente ai punti cardinali, cioè alle quattro palline, ma proprio ad andare a definire bene tutti i quadranti, come se volessimo tracciare sul sedile una circonferenza veramente perfetta. Con questa indicazione è probabile che ci siano dei punti un po' vuoti, come dire, lì non riesco proprio ad andare, oppure riesco ad andare se ci porto il peso, ma non riesco ad autoallungare. Quindi adesso andiamo avanti con la mini lezione di approfondimento. Poi se questa cosa vi ha colpito, rimanete su questo esercizio e rifatelo, perché è molto semplice. 5 volte dall'altra parte, autoallungamento, vado verso il pube e ora disegno la circonferenza precisa, proprio pensate alle ore dell'orologio e di doverle segnalare tutte, ok? Un giro, lasciate le spalle rilassate, la respirazione libera, secondo giro, forza, siamo al terzo, la gabbia toracica è come se fosse un po' sospesa nell'aria, è il bacino che si muove sotto, 4. Ed è probabile che un lato rispetto all'altro vi sia più facile o più difficile. Come vi ho detto, se sentite una particolare differenza, una particolare difficoltà, annotatevi, anche solo mentalmente non è difficile, e poi risperimentate. Tanto immagino che l'occasione di rimanere seduti durante il giorno ci sia, se avete una vita d'ufficio sedentaria, ma anche una vita, insomma, una sedia, la troviamo. Ok, andiamo avanti. Adesso passiamo al prossimo step, che sarà l'attivazione superficiale del pavimento pelvico. Ora, pensate alle quattro palline posizionate nei quattro punti di repere. Perché è utile l'idea della pallina? Perché la pallina rotola e l'obiettivo sarà di far rotolare le quattro palline, diciamo, lungo i due diametri centrali e quindi visualizzate. Cioè, se unisco pube, coccige, tuberosità ischiatica destra e sinistra, si forma chiaramente una croce. Pensate che le palline percorrano queste linee, ok? E si ritrovino al centro, d'accordo? Quindi, attenzione, l'esercizio è semplicissimo. Attivazione superficiale del pavimento pelvico. Inspiro, autoallungamento della colonna e visualizzazione dei quattro punti fuori l'aria. In 5 tempi avvicino le 4 palline, 1, 2, 3, 4, 5, allontano in 3, 2, 1, inspirando. E di nuovo fuori l'aria avvicina 1, 2, 3, 4, 5, 3 tempi lenti, inspiro e allontano piano, 1, 2, 3, fuori l'aria avvicino 1, 2, 3, 4, 5, allontano, 1, 2, 3, e di nuovo, fuori l'aria vicina, 1, 2, 3, 4, 5, allontana piano, 1, 2, 3, ultima volta, mantieni l'autoallungamento, 4 palline, avvicina in 5, 4, 3, 2, 1, allontano, 1, 2, 3. Bravissimi, abbiamo attivato in superficie. Immaginate, infatti dovevamo proprio immaginare queste quattro palline lungo il piano orizzontale avvicinarsi al centro. Ora passiamo al 3D. Ora, immaginate che queste quattro palline si uniscono e si ritrovano nel centro, diventano un'unica pallina e buttando fuori l'aria sollevo la pallina con la forza della espirazione. Quindi, e poi ritorno piano alla condizione iniziale. Quindi vi inverto la respirazione rispetto al precedente esercizio. Inspirando avvicino le quattro palline al centro, fuori l'aria faccio salire in 5 tempi la pallina nel bacinetto verso l'ombelico e scendo piano in 3 tempi. La pallina scende, raggiunge il piano orizzontale e le quattro palline nuovamente tornano alla loro posizione originaria, ok?
Inspira. Avvicina le quattro palline al centro che diventano una. Fuori l'aria solleva due, tre, quattro, cinque. Lascio piano uno, due, tre. Inspiro all'uno, avvicino fuori l'aria due, tre, quattro. Molla le spalle, quattro, cinque. Lascio piano uno, due, tre. Ancora, inspira, avvicina e solleva 2, 3, 4, 5, lascia piano 1, 2, 3. Ancora due volte, inspiro, raccolgo le quattro palline fuori l'aria, solleva 2, 3, 4, 5, lascio piano 1, 2, respiro libero ovviamente nel ritorno. Ultima volta, inspiro, avvicino, sollevo 2, 3, 4, 5, lascio piano 1, 2, 3. Terzo esercizio, lift, l'ascensore. Allora, proseguiamo da questo precedente esercizio. Abbiamo raccolto le quattro palline, le abbiamo sollevato. Invece che scendere, ci fermiamo al primo piano, come se avessimo preso le scale o l'ascensore. Al primo piano mi fermo, inspiro e nel fuori l'aria successivo risollevo e vado un filino più su. Faremo tre piani. Immaginate che il terzo piano sia circa all'altezza dell'ombelico. Quindi, insieme. Inspiro, avvicino le quattro palline, fuori l'aria solleva 1, 2, 3, ti fermi lì, non mollare, respira e di nuovo solleva in tre tempi 1, 2, 3, mi fermo al secondo piano, respiro, fuori l'aria 1, 2, 3 e lascio molto lentamente, ritorno alla posizione iniziale. Lo ripetiamo, inspiro, avvicino, tre tempi, sollevo al primo piano, uno, due, tre, non mollo, inspiro, risollevo in tre, due, uno, sono al secondo piano, mantengo l'autoallungamento della colonna, respira e di nuovo fuori l'aria, uno, due, tre. E lascio molto lentamente. Vi accorgete, allora, se avete seguito gli altri video, quando nell'attivazione della Powerhouse, nella prima lezione di Mapwork, vi dicevo, immaginate di attivare l'addome dal basso verso l'alto, vi accorgete che è questa la direzione che stiamo cercando anche in questo esercizio? Bene, un'altra cosa, poi faremo insieme ancora tre ripetizioni e poi l'integrazione magari da supini. Allora, quando attiviamo il pavimento pelvico, per sinergia, cioè avviene insieme senza che voi ve ne rendiate conto, si attiva proprio anche il trasverso inferiore. È praticamente impossibile fare il contrario, nel senso che è difficile avere la sensibilità dell'area muscolare tra il pube e l'ombelico e dire attiva il trasverso inferiore. Se invece noi partiamo dal pavimento pelvico, attiviamo insieme per forza di cose anche il trasverso inferiore, perché quando noi attiviamo solo l'approfondimento dell'addome, porta l'ombelico alla colonna, non è detto che venga attivato anche il trasverso inferiore. Ecco perché a volte si sviluppa pur facendo tanto pilates o tanto trasverso, ma pensiamo solo all'ombelico, sviluppiamo un addome a clessidra e non un ventre piatto nella parte inferiore. Quindi qui nasce l'importanza della contrazione ascendente dal basso verso l'alto, inevitabilmente dall'attivazione superficiale e profonda del pavimento pelvico. Avete capito? Datemi un segno, ok? Ecco, poi un'altra cosa a proposito di sinergie che forse non vi ho detto all'inizio, poi ripetiamo insieme l'esercizio dell'ascensore e l'integrazione con qualche esercizio. A proposito di il corpo funziona per sinergie, nel senso che avvengono magari due cose insieme, ok? Perché servono. Una di queste sinergie è quando si fa la pipì. Ok, la menzione. Perché? Allora, un neurone dice al muscolo estrusore dell'urina:
stringiti i muscoli, il muscolo si contrae e spreme la vescica. Un altro muscolo nello stesso identico momento deve dire al pavimento pelvico di aprirsi, perché sono muscoli orbicolari circolari, deve aprirsi affinché ci sia il flusso urinario. Ora, quando nella ginnastica, forse anche un po' più tradizionale, si dice trattieni la pipì, anch'io ve l'ho detto la settimana scorsa perché è la cosa più immediata. Ok, un conto è quando non ci occorre la pipì, ma quando dobbiamo fare la pipì non cercate di trattenere il flusso, perché andate a interferire con questa sinergia, nel senso, un nervo dice al muscolo estrusore della vescica contraiti e si aspetta che l'orbicolare sia aperto, che il pavimento pelvico sia aperto. Se noi stiamo lì a chiudere, no, a un certo punto, se è quello l'esercizio ripetuto, 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 si crea una discinia che non fa assolutamente bene. Quindi utilizziamo l'immagine di trattenere la pipì, ma solo unicamente se non ci occorre la pipì. Se la dobbiamo fare, la dobbiamo fare. Ok? Bene, detto questo, proseguiamo. Come vi avevo detto, ripetiamo 3 volte insieme l'ultimo esercizio dell'ascensore. Inspiro, avvicino i 4 punti al centro del rombo, fuori l'aria sollevo 1, 2, 3, mi fermo al primo piano, inspiro, di nuovo senza mollare, sollevo 1, 2, 3, rilasso, inspiro e fuori l'aria sollevo 1, 2, 3, adesso mollo lentamente ma mantengo l'autoallungamento della colonna, ripeto, inspiro, avvicino, solleva 1, 2, 3, fermati al primo piano e rimani, inspira, non mollare, solleva di nuovo, 1, 2, 3, fermati, non mollare, respira, solleva fino all'ombelico, 1, 2, molla le spalle, continua ad allungare in alto la colonna, rilasso lentamente, faccio ritornare i 4 punti alle estremità ossee. Ultima ripetizione, inspiro, avvicino i 4 punti al centro, fuori l'aria solleva 1, 2, 3, mi fermo al primo piano, respiro e di nuovo 1, 2, 3, mi fermo, inspiro, terza ripetizione, 1, 2, 3 e lascio piano. Fantastico ragazzi, se mi avete seguito fino a qua siete veramente veramente bravi. Andiamo avanti. Come integrare questa attivazione superficiale e profonda con la respirazione Pilates e quindi con gli esercizi di Pilates? Allora, spostiamo il coinquilino. Mettiamo da parte le palline didattiche, ecco come le ritroverò ovunque perché stanno andando in giro. Ok, spostiamoci sul tappetino, ci sdraiamo, ok? In realtà facciamo solo una ripetizione di quella che era la respirazione del video precedente, spero che vi ricordiate qualche cosina, eh? Allora, ci sdraiamo sulla schiena, allineate il corpo, quindi primo approfondimento, appoggio il sacro, appoggio le ultime costole, appoggio la testa, verifico di avere un filo d'aria sotto la lombare, un filino, una mano quasi che passa sotto il collo, se avete la necessità mettete un cuscinetto, braccia lungo i fianchi, molto vicine al corpo, respirazione toracica intermedia, inspiro, espando le costole in tutte le direzioni, in particolare verso destra e sinistra e dietro. Tengo un attimino di sospensione del respiro. Qui attivo il pavimento pelvico in superficie, le 4 palline che si avvicinano al centro. Comincio a buttare fuori l'aria e penso all'esercizio dell'ascensore fatto in maniera fluida, diciamo dalla base fino all'ombelico direttamente, quindi l'ascensore oppure la zip del pantalone che si chiude, fuori l'aria, sento lavorare l'addome dal basso verso l'alto, in questa fase cerco ancora di tenere aperta la gabbia toracica, quando sono sul finire del fuori l'aria, vi ricordate,
riconnetto le costole all'addome e sento attivarsi tutto il girovita. In pratica sento il tronco e l'area che, diciamo, di passaggio da bacino e gabbia toracica come un'unica solida colonna, un unico cilindro, ok? Di nuovo, inspiro, mantengo le posizioni neutre della schiena, espandi la gabbia toracica in tutte le direzioni, una frazione di secondo di sospensione del respiro, attivazione superficiale del pavimento pelvico, attivazione profonda del pavimento pelvico con l'esercizio della zip del pantalone, fuori l'aria, svuoto, 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 svuoto. Quando sento l'attivazione del trasverso, chiudo le costole nell'addome e compatto bene con tutto il girovita, quindi anche obliquo eretti, il mio girovita e quindi tutto il corsetto addominale. Lo ripetiamo, inspiro, espando la gabbia toracica, momento di sospensione, attivazione superficiale, attivazione profonda, fuori l'aria, powerhouse, in un'unica parola vi sto dicendo powerhouse, quindi abbiamo già affrontato, diciamo, l'argomento powerhouse attraverso l'integrazione di pavimento pelvico e respirazione intermedia toracica, ok? Quindi l'esercizio che meglio potrebbe rappresentare, anzi farci allenare la powerhouse proprio in queste due dinamiche di respirazione e di attivazione del pavimento pelvico è l'undred, nel senso che sono 10 atti respiratori, ok? Vi ricordate, in undred abbiamo le braccia che si muovono come a creare una destabilizzazione continua in modo tale che il nostro sistema di stabilizzazione ci aiuta a fare grounding sulle posizioni neutre. Quindi andiamo a muovere le braccia in su e in giù allungandole per 5 movimenti, inspiro, per 5 movimenti butto fuori l'aria. Vi accorgete che adesso i tempi saranno molto più veloci, molto più ginnici, ok? Quindi dovete inspirare in maniera soddisfacente per 5 tempi e in maniera altrettanto completa il fuori l'aria in 5 tempi. Io sarò impegnata a contare, così voi avete il ritmo, quindi non sentirete il mio respiro. Magari in alcuni dei conteggi sospendo una volta che avete mantenuto e integrato il ritmo, ok? Se cercate di sentire il vostro respiro, esasperatelo, esageratelo, ok? Quindi, neutra la schiena, autoallungamento della colonna, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, inspira, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, veloci le braccia, velocissime, perché vi devono proprio destabilizzare, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, appoggia bene le costole, non perdere mai il contatto, forza che siamo a metà. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, ultimo, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, riposo lentamente. Bene, come vi è sembrato, Landre, un po' più approfondito come argomento? L'importante è che sentiate la vostra respirazione, non dovete fare un respiro, per esempio, mi blocco, no. Ok, importantissima questa cosa, molto molto importante, proprio per tantissimi motivi dovete sentire il vostro respiro. Bene ragazzi, momento take away, abbastanza intuitivo. Quando siamo alla fermata dell'autobus, tram, metro, non sappiamo cosa fare, potete esercitarvi con questo stesso esercizio anche in stazione eretta o da sedute. È un esercizio discretissimo, ok? Potete sia fare gli esercizi riguardanti il pavimento pelvico, quelli che ho fatto per capirsi quando c'era il mio amico qui e ero seduta sul cuscinetto blu, oppure la respirazione. Quindi da in piedi semplicemente potete fare l'attivazione del pavimento pelvico, ripeterlo 5-6 volte, poi l'attivazione del pavimento pelvico in profondità e poi aggiungere anche la respirazione esattamente come abbiamo fatto adesso, ok?
continuate a ripassare questa cosa perché capisco sia molto 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 particolare e soprattutto molto 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 dettagliate. Per questo che ho fatto un approfondimento, perché è davvero importante didatticamente ogni singolo passaggio, ok? Una volta che poi il vostro corpo ha memorizzato proprio la progressione didattica, si galoppa, ok? Dovete integrare questa cosa. Per questo vi chiedo anche di portare fuori dalla lezione Pilates ogni tanto durante il giorno, mettetevi belli drittini, allungatevi in alto, fate qualche attivazione del pavimento pelvico, superficie, profondità, lo integro con delle respirazioni che assolutamente si fanno benissimo. Bene ragazzi, grazie per l'attenzione, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevelo, iscrivetevi, condividete con chi volete, con chi può essere interessato, ovviamente io voglio che le lezioni vengano seguite, mi fa molto molto piacere, scrivetemi perché sono proprio felice quando mi scrivete. Un bacione a tutti!